Si tenga pronto, Mr. Shatto, il carico è quasi completato. Hanno già chiuso il portellone. Mamma mia, lì dentro deve esserci un patrimonio. Mr. Shatto, il furgone blindato sta filando dritto in trappola. Ah, sono pronto, e non è una semplice trappola, è un capolavoro di furbizia. Facciamo un'ultima prova, Fofu. Prima il furgone blindato fa sbattere nella rete, poi la mia potente calamita lo afferra e lo tiene fermo, mentre io lo svuoto del malloppo. Fufu, dopo questo colpo, mangerai i tuoi bocconcini di carne in una ciotola d'argento. E va bene, in una ciotola d'oro a 18 carati. Bravo, Pezzotti, ora mettete questo. Tra un momento il furgone sarà qui. Zanna, sorriso, all'attacco! Siamo pronti, capo! Chi è quel matto con la maschera? È lo squalo, ora sì che siamo nei guai! Emergenza SOS! Qui è il furgone blindato della First Friendly Bank! Lo squalo ci ha teso una trappola! Ricevuto, dateci la vostra posizione! Ci troviamo all'angolo di Main Street con la 4 Avenue, dove c'era un palo del telefono! Siete fortunati! Risponde il capitano Harris in persona, arriviamo subito! Dai, schiaccia, Proctor! Che cosa, signore? L'acceleratore, idiota! Una volta tanto bloccheremo un crimine prima ancora che quelli della scuola ne sentano parlare! Ingrana la marcia indietro, è l'unica possibilità! Giusto! Sbagliato! Ah! Giorgio, testa di legno, dove è finito il furgone? Cattive notizie, Mr. Shatto. Siamo stati preceduti dallo squalo. Lo squalo? Bel lavoro, ragazzi. Ora ci penso io. Ah, il colpo più facile che abbia mai messo a segno. Sì, capo, puoi dirlo forte. Ehi, squalo, questa era la mia rapina, testaccia arrugginita! Sei arrivato tardi, Mr. Shatto! Ma che fai, Fufu? Quel cane fifone come il suo padrone, via! Sta attento, squalo, ride bene che ride ultimo! Guardi, capitano, ecco il furgone blindato, è quello, è Mr. Shatto! Ti abbiamo preso, Shatto! Hai chiuso finalmente con il crimine! Oh, no! Oddio, viaggia la testa! Almeno adesso sa che la sua trappola funziona, Mr. Shatto. Già, ma quei due piatti non mi interessano proprio, amo nenne! Scendi, Jones! Così? Ancora un po'? Ecco! Ok, stop! Va tutto bene, capitano? Oh, povero me! Tutto il sangue mi è andato al cervello! Beh, ha trovato uno spazio vuoto e ci si è infilato! Comunque, grazie al mio arrivo, ho impedito a Mr. Shatto di rapinare il furgone della banca! Purtroppo no, capitano! E non è stato Mr. Shatto, è stato lo squalo! Direi che non c'è alcun dubbio. Ha lasciato l'impronta dei suoi denti. Ho paura che avremo qualche problema. Già, se lo squalo ha davvero sconfinato nella zona controllata da Mr. Shatto, in città potrebbe scoppiare una guerra fra bande rivali. Stacca, Fufu. Quel delinquente pagherà caro l'affronto che ci ha fatto. Oh, buone nuove, capo. Un uccellino ha cantato, così ora sappiamo dove si nasconde lo squalo. Bel lavoro, intelligentone. Come premio ti comprerò una pistola nuova. Se ti fa piacere, capo, gli do una bella ripassatina. No, c'è un sistema meno rischioso per sbarazzarsi di lui. Ah, signorina, ma passi gli sbirri. La polizia, c'è munita, la polizia! Parlo con la polizia, bene. Mi ascolti, sono un cittadino integerrimo e rispettoso della legge. Era un signore molto per bene e anonimo. Se tutti i cittadini collaborassero così, indagare sarebbe uno scherzo. Cosa voleva questo galantuomo? Mi ha detto dove si nasconde lo squalo. Oh, oh, Money Jones, controllate presto! 1247, strada della vecchia Procace. 1247, strada della vecchia Fornace. Non sai più leggere? È lei che non sa scrivere. Ux, ci servono rinforzi. Vieni con me, Jones. Centrale operativa, chiama unità 12. Rispondi, unità 12. Qui, unità 12.
raggiungere il 1247 sulla strada della vecchia fornace per collaborare all'arresto dello squalo. In altre parole, acciuffate quel verme schifoso! Il posto è questo. Vediamo se la soffiata era vera. Via con le bombe, Jones. Che diavolo è? Allarme! Allarme! Incursione aerea! Incursione aerea, sì, fuori di qui! Ma non senza questi! Ci sono cascati! Vola, Jones! Dio, mi spaventi con il tuo karate! Ah, no? Non c'è stata nessuna incursione! E questi non sono braccialetti! Ehi, sbirri! Vi masticherò fino all'osso prima di sputarvi! Fortuna che il professore ha inventato uno sparamuseruola! Mastica questo, squalo! Anche a te, bello! Ecco, senza la sua maschera abbaia ma non morde! Ve ne farò pentire, sbirri! Avete per caso bisogno di aiuto, amici? Sì, digli i suoi diritti. Ciò che direte può essere usato contro di voi. Perché non ci ho incontrata prima, reginetta? Vi ricordo che avete diritto a non parlare. Non parlare? Ma io avrei un sacco di cose da dirti. Avete anche diritto ad un avvocato. Preferisco un giudice di pace, così possiamo sposarci e ti seguirò fino in capo al mondo. Bionda? Per ora mi segui fino alla centrale di polizia. Sono lieto di annunciarvi che dopo attente e meticolose indagini da me personalmente dirette, lo squalo e la sua banda sono stati infine arrestati. Ora che quei criminali sono al sicuro dietro le sbarre, dormiremo tutti più tranquilli. Ti amo, bambola! Bene, l'amico si è preso una bella cotta per la gente cavana, eh? Fufu, abbiamo scoperto qual è il suo punto debole. Perché non ci hai detto che era il tuo compleanno, sciocchino? Il mio che cosa? Tua madre ci ha appena portato questa, una torta per il suo frugoletto. Cara mammina, lei sa sempre quando io ho bisogno di un regalino e indovina sempre i miei gusti. Ti auguro 100 di questi giorni, capo. Sei ammattito? Io non voglio stare qui così tanto tempo. Se la sono filata. Già, e ha usato la maschera. Ti amo, agente Callahan, e voglio averti tutta per me. Dobbiamo fermarlo prima che commetta qualche insana pazzia. Graziosa, e che magnifici diamanti. Mi consento di dirle che esaltano la sua classe, madame. Ha ragione, trovo anch'io. Cos'è questo rumore? Mi creda, non ne ho la più pallida idea. Sembra venire dalla cassaforte. Oh cielo, è quel pericoloso criminale! Avevo capito che fosse al sicuro in cella. Ora non più! Sono passato a scegliere qualche cosuccia per la mia fidanzata. E questa ad esempio. Mi piacerebbe tanto star qui con voi a conversare, ma la mia amata mi aspetta! E da indossare tutti i giorni questa stupenda stola di visone. Salve! Sono venuto a rubare la vostra stola per colei che mi ha rubato il cuore, l'incantevole agente Callahan! Grazie! Sì, direi che qui è perfetto. Voglio i fiori più belli e più profumati per la mia rosa di maggio. Questi, te. E questi, te. E questi. Questa storia deve finire. Un'altra gioielleria rapinata e tre negozi di pellicce ripuliti. Questa! Ancora regali per la bella Callahan. E c'è anche un biglietto. C'è scritto, per te che mi hai preso all'amo, lo squalo. Callahan, da te mi aspetto che freni il crimine, invece lo stai stimolando. Se qualcuno mi cerca, sto redigendo l'ultima denuncia di furto, è la decima della giornata. A quanto pare tocca a noi scovare lo squalo.
No, Maoni. Spetta a me. Sono io la causa di tutto questo. È troppo pericoloso. Quello è pazzo d'amore. Potrebbe commettere delle sciocchezze. Sì, è vero, Maoni. Ha ragione Callahan. Ce ne occuperemo noi. È la procedura, Callahan. Non deve essere una questione personale. Forse avete ragione. Meglio che ve ne occupiate voi. Ma è colpa mia. Io non resterò a guardare. Lo riconsegnerò nelle mani della giustizia. Facciamo qualche tiro per non perdere l'esercizio. Guarda questo, Fufu. I ragazzi in blu vedranno rosso. Ehi, c'è lo squalo in TV. Mister Sciatto, scommetto che parleranno anche di lei. Interrompiamo il programma per un flash d'agenzia. Il pericoloso criminale lo squalo è evaso dalla prigione ed è armato fino ai denti. Per la sua evidente pericolosità è stato dichiarato nemico pubblico numero 1, 2, 3. Cosa? Nemico pubblico numero 1 quello? È oltraggioso. Farò vedere io a questa città chi è veramente cattivo. Una soffiata anonima mi ha rivelato che lo squalo bazzica in questi paraggi. Ah, è proprio lui. Allora era vero. Non me lo lascerò sfuggire. Fermo lì, furfante! Mi hanno ingannata. Già, e sei finita anche in trappola, bambola. Oh! Santa Rosalia, che si vede? La fidanzata dello squalo, la gente calla. Viscido verme, fammi uscire, vedrai come ti riduco, altro che sciatto. Sbraita pure, nel frattempo mi farai da esca per quel macellone. Questo lo credi tu, avevo la trasmittente aperta. Ormai dal distretto staranno già mandando la pattuglia. Oh cielo, mi ero incantata, devo fare presto se voglio salvarla. E conviene rinunciare, eh? Non troverete mai la base segreta dove la porterò! Centrale elicottero! Centrale elicottero! Ti ascolto, Hux! L'agente Callahan è stata rapita da Mr. Sciatto! Credo che si trovino nel settore sud-ovest! Ricevuto! Chiamata per tutte le unità! Convergere subito in zona! Callahan è nei guai! Diamoci da fare! È tutta colpa mia. Non avrei dovuto perderla di vista nemmeno un istante. E ora diamo addosso al nemico e niente prigionieri! Mi dici che cosa stai organizzando, Sciatto? Una festicciola sorpresa. Adesso inviterò un ospite davvero speciale. È in linea. Pronto? Sei tu, squalo? È Sciatto che parla. Ho con me la tua bionda fanciulla. L'agente Callahan? Proprio lei. Portami il denaro che hai rubato da furgone blindato, o non la ci vedrai mai più. Maoni, qui è Switchak. Abbiamo trovato il luogo dove Callahan è stata rapita. Arriviamo! È proprio la sua rice trasmittente. Stando alle impronte delle gomme, si sono diretti verso nord. Verso la zona industriale della città. Su, andiamo. Che te ne pare, capo? Perfetto. Ok, intelligentone, puoi entrare adesso. Proviamo pure. Uno, due e tre. Bene, tutto funziona a meraviglia. Non ci rimane che aspettare il tuo simpatico boyfriend. Quello non è il mio boyfriend. Mi piacciono le donne che fanno un po' di resistenza. Ti libererò in un minuto, dolce reginetta. Bello, ti è andato il cervello in pappa? Sì, sono pazzo di te. Ma prima devo dare una lezioncina al nostro amico. Povero illuso, sei tutto fumo e niente arrosto. Ehi! Ma che cos'è? Non vedo più niente! Che basta, eh? No, davvero! Avanti, ragazzi! Diamogli addosso tutti insieme! Sembra che riusciate ad avvicinarlo, però. No!
stavolta hai addendato un osso troppo duro, eh? Questa è gelatina per me! Maori, guarda, non ti sembra strano quel fumo? È un SOS! Sarà senz'altro Callahan! Ok, ragazzi, arriva la cavalleria corazzata! Che ti succede, bel Tomo? Sei a corto di trucchetti? Vuoi scherzare? Anzi, so per fartene uno bellissimo! Cosa? Una calamita gigante! Oh! Ma dove se l'è comprata? Che mi dici adesso, faccia di donna? Finalmente ti ho cacciato! Fermo lì! Kufu! Quanto a te, squalo, vedo che sei già sistemato! Chi è quel deficiente che ha inventato la calamita? Spero che oggi a essere poliziotto tu sia anche gentiluomo. E un gentiluomo soccorre sempre una signora in difficoltà, vero? Maori, Jones, aiutatemi! Non temere, arriviamo! Questo dovrebbe tenerli occupati mentre io me la batto. Fermo, Shatto! Accidente, ho sbagliato uscita! Ancora! Tutto inutile, non riusciamo a fermarlo! Proverò la mia mossa segreta! Bravo, Jones! Complimenti! Già, ma questa macchina non si decide a mollare! Ci penso io! Hightower! Che ci fa una poliziotta carina come te in un postaccio del genere? Grazie, Hightower! Me ne ricorderò! E ora acciuffiamo i due furfanti! Sai che ti dico, mio caro vecchio amico, siamo noi due contro tutte loro! Ok! I cattivi si coalizzano contro i buoni! Li ridurremo in mille pezzi! Che aspettiamo? Switchak, catturali con quel nuovo congegno del professore! Speriamo solo che funzioni! È delizioso, i miei complimenti al professore! Ma voglio divertire un po' anch'io, socio. Mister Shatto, noi due siamo un'ottima squadra. Ti inviterò al mio matrimonio. È il momento della nostra fuga d'amore, tesoro! Ehi, non mi toccare, bozzurro! Fermo lì, testaccia arrugginita. Lascia andare la mia collega. Adios, mi amor. Hai una pelle incantevole, ma ora devo salvare la mia. Negativo, furfante! Tu non andrai da nessuna parte! Per sua sfortuna, Shatto fa le trappole in serie. Credo che sia molto più salutare andarsene. Aspetta, ma c'è Fufu! Stavo quasi per dimenticarlo qui! Smettila di uggiolare, sciocco! Venga a prenderti! Ma tu non sei Fufu! Tutto merito del buon Jones! Bravo, bello! E dopo aver personalmente diretto la cattura di Mr. Shatto, Squalo e delle loro bande... Non saprei qual è la tortura peggiore, essere chiusi in quella gabbia o ascoltare Harris. Ma perlomeno quel disgustoso Squalo è uscito dalla tua vita. Ehi, agente Callahan, queste sono per te. Rose? Da parte di chi? Del tuo nuovo spasimante, Mr. Shatto. Mr. Shatto? Dice che non riesce a dimenticare gli splendidi momenti che ha passato con te nella sua base segreta. Forse gradiresti raggiungerlo nella sua cella per una romantica cenetta? Carino, violini e pane ed acqua.